e già comincio a vedere che c'è interesse anche dal punto di vista immobiliare di coloro i quali sono proprietari delle aree vicine. C'è un processo di riqualificazione e di valorizzazione dell'intera area, perché avere qui un albergo a 5 stelle, la sede del teatro stabile, piuttosto che non altri insediamenti di ogni tipo, significa valorizzare tutto il centro della città, che diventa un polmone. Ci sono esperienze analoghe che hanno fatto altre città, qualcosa di simile è stata fatta a Milano e proprio nel palazzo dove UniCredit ha realizzato il suo investimento, tutta quella zona ha subito un enorme, straordinario potenziamento in termini immobiliari, ma anche in termini. Il mio sogno è quello di passeggiare qui fra 4 anni, da sindaco di Catania, se i catanesi lavorano, o da privato cittadino, in una delle opere più belle che sono state realizzate nella mia città, nella storia della città. Quest'area può essere più focalizzata al rapporto naturalmente con il mare. Anche su questo stiamo studiando, c'è come sapete una gara internazionale di progettazione per gli interventi nell'area a ridosso di Piazza Borsellino, nella zona portuale, e quindi cercheremo di fare un'operazione di ricucitura perché Catania completi il suo rapporto col mare, che è stato uno dei punti di debolezza.